tutti, oggi sono qua per parlarvi di tre nuovi manga, non manga qualsiasi perché in realtà sono i primi tre volumi della nuova collana manga di Bao Publishing, ovvero Aiken. Sono contentissima che anche Bao si sia buttata, lanciata nel mondo dei manga, anche se in realtà già in passato aveva proposto comunque dei titoli all'interno del suo catalogo. Adesso però è nata questa nuova collana dedicata proprio al manga, il manga secondo Bao. Questi, come vi dicevo, sono i primi tre numeri di questa nuova collana che ho ricevuto in anteprima dalla casa editrice, che usciranno il 9 e il 23 maggio. Ma se siete al Napoli Comic Con in questi giorni li troverete in anteprima anche voi al loro stand. Qualche piccola premessa prima di parlarvi singolarmente di questi titoli. Aiken si presenta come una collana dedicata al manga molto diverso da quello mainstream. Ho apprezzato molto questa scelta perché innanzitutto si cerca di discostarsi un po' dal solito manga proponendo qualcosa di nuovo. Il mercato giapponese è veramente enorme, ci sono tantissimi autori che non sono mai giunti qua in Italia, quindi sono contenta che in futuro verranno proposte delle opere diverse, nuove. Anche in questo caso c'è un'autrice che non era mai stata pubblicata prima in Italia. Inoltre, come dice la casa editrice, i titoli proposti in questa collana saranno in pieno stile Bao. Quindi quello che penso io è che se leggete molto volentieri i fumetti occidentali, in particolare apprezzate la casa editrice Bao Publishing, molto probabilmente questi fumetti incontreranno il vostro gusto. Ma passiamo ora ai fumetti. Il primo di cui vi parlo è Henshin di Ken Nimura. Molto probabilmente conoscerete quest'autore perché assieme a Giochelli ha realizzato I Kill Giants, uno dei miei fumetti preferiti, da cui tra l'altro è stato anche tratto un film su Netflix. Questo manga è una raccolta di storie brevi e ha un prezzo di copertina di 10,90€. Uscirà in libreria e fumetteria il 9 maggio. Non sono una grande amante di raccolte di racconti, però si presenta come un volume autoconclusivo, quindi capisco la scelta magari della casa editrice di proporre inizialmente non soltanto delle serie, ma anche qualcosa che il lettore possa leggere senza impegnarsi acquistando qualche cos'altro, facendosi un po' anche un'idea della collana o del manga in generale. Questo fumetto devo dire che mi è piaciuto abbastanza, ci sono ovviamente dei racconti che mi sono piaciuti più di altri e nel complesso è una raccolta molto variegata perché si passa da racconti quasi non sense ad altri molto spiritosi, divertenti, ci sono delle storie autobiografiche, delle storie invece un po' più introspettive, tristi, quasi deprimenti, e queste storie non sono collegate fra di loro se non dal fatto che sono ambientate tutte in Giappone e raccontano, diciamo, sfaccettature diverse del Giappone, della gente che ci vive. Alcune delle mie storie preferite sono quelle autobiografiche perché sono molto spiritose, raccontano un po' anche la vita del mangaka, in particolare della autore. C'è un racconto in particolare, uno dei primissimi, in cui l'autore parla del suo amore per i gatti e del fatto che si sia affezionato ad un gatto che in realtà non ha mai incontrato, ma percepisce la sua presenza perché lascia sempre i suoi bisogni davanti casa. E quindi lui si innamora di questo gatto, gli dà da mangiare, eccetera, anche se non l'ha mai visto, in realtà raccoglie soltanto appunto i suoi escrementi. Oppure c'è un altro racconto, secondo me, bellissimo, che parte un po' come una storia misteriosa, non dico fantastica, però siamo lì, che c'è in realtà un messaggio molto importante che riguarda la diversità e l'essere stranieri in Giappone. Sono rimasta molto colpita dalla capacità dell'autore di passare da storie simpatiche che riguardano la sua vita, il suo processo ad esempio di creazione dei manga, a storie invece quasi ciniche. Ripeto, non sono una grandissima fan delle raccolte di racconti, però questa mi ha intrattenuta davvero tanto perché, come vi dicevo, in certi punti magari non capivo perfettamente il senso di quello che stavo guardando e leggendo, in altri casi invece mi veniva quasi da piangere o comunque ridevo a crepapelle. Faccio vedere qualche tavola per darvi un po' anche l'idea del tratto di Nimura. A me personalmente non dispiace, come vedete ci discostiamo molto dai manga mainstream, quindi è qualcosa sicuramente di diverso se siete abituati a leggere soltanto quel tipo di manga. Altro fumetto che uscirà sempre il 9 maggio è Dosei Mansion di Isae Iwaoka, autrice che non era mai stata pubblicata prima in Italia. Questo è il primo volume di 7 ed ha un prezzo di copertina di 7,90€. Non l'ho accennato prima,
ma piccolissima parentesi sulle edizioni di questi fumetti, che trovo veramente bellissime e molto molto curate. Anche la carta mi sembra veramente buona e i fumetti sono comunque molto flessibili. In questo manga la Terra è diventata una riserva naturale, per cui tutta la popolazione ha dovuto abbandonare il pianeta e si è trasferita su un anello che orbita attorno alla Terra. Qua seguiamo le vicende di Mitsu, un ragazzino che si è appena diplomato e che decide di diventare lavavetri. È un mestiere molto umile, ma è il lavoro che ha sempre fatto suo padre e per, diciamo, onorarne la memoria decide di intraprendere questo percorso. Non è soltanto un lavoro umile, ma è anche pericoloso. Il padre, infatti, di questo ragazzo è scomparso proprio mentre stava lavorando. Una caratteristica di questa nuova società, diciamo, che ci viene presentata all'interno del fumetto è che la popolazione è divisa in strati, in piani. I piani più elevati di questa stazione spaziale sono dedicati alle persone di rango sociale più elevato, mentre i piani inferiori sono dedicati alle classi più umili, da dove proviene appunto il nostro protagonista. Fra i primi tre manga proposti da Bao, questo è sicuramente quello che mi ha colpita maggiormente, probabilmente perché si tratta del primo volume di una serie, quindi la storia verrà sicuramente sviluppata maggiormente di numero in numero. Al di là di questo, comunque è un fumetto che ho trovato molto interessante, perché non si presenta soltanto come una storia fantascientifica, ma c'è una profondissima indagine nella nuova società che si è venuta a creare e nei personaggi. Infatti Mitsu, il nostro protagonista, è un ragazzino, quindi molto probabilmente all'interno di questi manga crescerà e avrà modo di scoprire non soltanto qualcosa di più riguardo alle sue origini, a suo padre, ma anche sulla vita in generale. È un ragazzino con cui secondo me è molto facile entrare in sintonia, probabilmente perché è rimasto orfano molto giovane e deve cavarsela con le sue uniche forze, ma anche per il suo carattere abbastanza remissivo. È un ragazzo molto curioso che non ha paura comunque di sacrificarsi, di lavorare sodo, ma anzi è determinato a voler capire come funziona e come lavorare al meglio come lavavetri. Nonostante tutti un po', diciamo, lo scoraggino, perché appunto non è un chissà quale tipo di lavoro e i rischi sono appunto elevati. Questa sua mansione però gli permetterà di venire in contatto anche con le classi più agiate di questa stazione, quindi di incontrare persone diverse con storie molto differenti dalla sua, una cosa che ho apprezzato particolarmente perché ci imbattiamo in nuovi personaggi, dalle storie magari un po' più buffe, divertenti. Anche in questo caso c'è una storia abbastanza cinica, che riguarda in particolare il rapporto uomo-macchina sul posto di lavoro in particolare. Poi ci sono dei momenti invece un po' più sentimentali, anche in questo caso in un momento in particolare mi veniva quasi da piangere, perché si parla comunque anche di rapporti con le altre persone, di amicizia. Insomma, è un fumetto che ho trovato abbastanza completo perché tratta tante tematiche differenti. Si tratta del primo volume, quindi in realtà non succede magari chissà che cosa, ma ho apprezzato moltissimo lo sguardo che ha l'autrice sulla società, perché parte comunque da una storia abbastanza fantastica, no? Ipotizzando questo futuro in cui la popolazione ha dovuto abbandonare la Terra, ma affronta comunque delle tematiche molto attuali e mi è piaciuto questo suo sguardo. Il tratto di questa autrice è molto riconoscibile perché i suoi personaggi sono caratterizzati da queste teste enormi rispetto al corpo, molto tonde, con degli occhi piccoli e veramente pochissimi tratti sul volto. Una scelta molto particolare che inizialmente pensavo togliesse un po' di personalità ai personaggi, perché comunque avendo dei volti così scarni, così veramente minimali, magari è difficile distinguere tutti i personaggi della storia. In realtà nei momenti, diciamo, più critici emerge comunque una profonda espressività, quindi sono rimasta colpita anche dal tratto. Sempre di Isaiwa Oka, il 23 maggio uscirà poi Fiori
fiori di biscotto. Ha un prezzo di copertina di 7,90 € e si presenta come una raccolta di storie. Questi racconti hanno un filo conduttore, ovvero la scuola. L'autrice sceglie di parlarci di alunni, ex alunni, insegnanti. L'ho trovata una scelta molto interessante perché in questo modo abbiamo uno sguardo sullo stesso ambiente da punti di vista diversi, sia quelli che stanno vivendo la scuola in questo momento, quindi gli alunni, un po' la loro frustrazione nello studio, ma anche di chi magari era alunno tempo addietro o chi ha insegnato. Però devo dire che rispetto agli altri due manga di questa collana è il titolo che mi ha colpita di meno. Le premesse erano interessanti perché l'autrice parla comunque delle esperienze vissute in questa scuola, non tanto per parlare esclusivamente dell'insegnamento, ma per affrontare temi come l'accettazione, la difficoltà di integrarsi a scuola e più in generale nella società giapponese, la solitudine, la nostalgia dei bei tempi passati, ad esempio a scuola. Viene tutto affrontato in maniera molto molto delicata, forse troppo delicata per quelli che sono i miei gusti, e rimane tutto molto molto velato. Ovviamente ci sono delle storie che magari mi sono piaciute di più. La prima in particolare l'ho trovata molto carina perché si concentra su un coniglio che viene trovato nel cortile e sulla discussione che segue sul fatto di tenerlo in classe, prendersene cura oppure no. Ci sono delle storie che si basano invece semplicemente sulle amicizie che si creano fra gli alunni e che magari vanno avanti, amori che sbocciano, insegnanti che magari ritornano nella scuola dove avevano insegnato per anni, gite scolastiche e così via. Il tratto, come vi dicevo, è ben riconoscibile, forse l'ho apprezzato di più però in Dosei Mansion, l'ho trovato forse un po' più nitido, un po' più preciso e pulito, però devo dire che anche in questo caso mi è piaciuto molto, soprattutto perché principalmente si parla di bambini, ragazzini, quindi questo stile secondo me riesce ad esaltare meglio secondo me la personalità dei ragazzini, risulta forse un po' più credibile, ecco. Nel complesso è una raccolta molto carina e, come vi dicevo, delicata. Io personalmente però avrei preferito maggiore profondità nel parlare di alcune tematiche che ritengo molto importanti. Nel complesso devo dire che sono rimasta molto soddisfatta dalla scelta di questi titoli, innanzitutto perché viene proposto appunto qualcosa di diverso rispetto al manga mainstream. Soprattutto mi ha fatto molto piacere scoprire un'autrice nuova, ovvero Isai Waoka, e leggere qualcosa di nuovo su Ken Nimura. Mi aspetto grandissime cose da questa collana e spero che andando avanti verranno proposti titoli sempre più audaci, per certi versi, sempre più particolari, diversi, proprio per mostrarci una faccia diversa del fumetto giapponese a cui magari siamo abituati. Se proprio ve ne dovessi consigliare uno solo fra questi tre, vi consiglierei Dosei Mansion. Lo so che non è un volume autoconclusivo, ma è il primo di una serie, in ogni caso è quello che mi ha colpita maggiormente, sia per tratto che tematiche che trama. Mi aspetto grandi cose anche dai seguiti, perché è un fumetto che ho letteralmente divorato, non volevo che finisse più e mi sono veramente affezionata ai personaggi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è invece il titolo che vi incuriosiva di più, se attendevate con ansia l'uscita di questi manga da parte di Bao Publishing, insomma quali sono le vostre prime impressioni al riguardo e se siete riusciti a recuperare qualcosa in anteprima e a leggerlo, insomma quali sono le vostre impressioni a caldo. Io spero che questo video possa esservi utile e noi ci vediamo alla prossima, ciao!